Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video diverso dal solito perché non parleremo di make-up, ma di, come avrete letto dal titolo, la mia collezione di borse luxury. Quindi ragazze, mettetevi comode, bevete qualcosa di caldo, bevete qualcosa di freddo, bevete quello che volete, mangiate quello che volete, rilassatevi perché non sarà un video brevissimo, perché non ho poche borse, spero che vi possa piacere. Non è un video per ostentare quello che ho, è un video per tenervi compagnia, per farvi vedere qualcosa di bello, qualcosa che vi può piacere, qualcosa che magari avete già o che vi vorrete prendere in futuro. Quindi, con questa piccola premessa, spero che questo video vi possa piacere. Ok, direi di partire da uno dei miei stilisti preferiti per quanto riguarda le borse, e parlo di Valentino Garavani. E direi di iniziare con il mio modello preferito di Valentino Garavani, che è la Rockstud. Eccola qui. E lei è una borsa in pelle con tutte le borchie. Le borchie di Valentino sono una via di mezzo tra l'oro e l'argento. Dietro c'è il logo ed è una dimensione perfetta per me, infatti la uso tantissimo, è elegantissima perché ha anche la tracolla con tutte le borchiette sopra che danno una luce pazzesca. La chiusura è così, si apre, ve la faccio vedere dentro, aspettate perché io le riempio sempre tutte, e c'è una tasca e dentro poi è così. È molto spaziosa perché essendo morbida, quindi non una borsa rigida, riuscite a mettere dentro parecchie cose e io veramente la stramo, tant'è che ce l'ho in più colorazioni. Ora qui ve la faccio vedere solo in un altro colore, però ce l'ho, ne ho tre di questo modello. Vi faccio vedere quella rosa. Eccola qua. Guardate che bella, oddio, adoro, ragazzi, mi innamoro sempre delle mie borse. È così, poi questo potete decidere voi se metterlo in giù o in su la chiusura. Dentro sempre uguale, come l'altra, e con la sua tracolla. Beh, penso che si capisca che mi piacciono un sacco. Anche perché, insomma, se compro una borsa, appunto, dato che sono borse che costano, è perché mi piacciono da impazzire, ragazze, altrimenti non la compro. Ma andiamo avanti, sempre Valentino, un altro modello, questa si chiama Joy Lock. Aspettate che la tolgo dalla sua dust bag. Eccola qui, è fatta così. Ok, anche questa si può portare sia così, col manico, sia a spalla, però non a tracolla ma a spalla. Questa si tira, vedete qui si chiude così. La chiusura, che io però non chiudo mai, si chiude, aspettate perché è stra mega piena di carta, si chiude così a mo' di lucchetto, vedete? È tutta piena di borchie, c'è anche senza borchie la Joy Lock. Dietro c'è il logo con una tasca. Questa è più grande rispetto alla Rockstud, è un altro modello, però per dire, io non andavo a lavoro, mi trovavo benissimo con questa perché è molto più spaziosa dentro. È semi rigida perché la base è rigida, però la pelle qui è morbida. Ha una tasca qui dentro e qua ne ha tre laterali, che sono utili per mettere altre cosine. Andiamo avanti, sempre Valentino, un altro modello che amo alla follia, si chiama Spike. Eccola qua, ve la faccio vedere. Questa borsa è bellissima, delicatissima, perché vediamo se ve la faccio vedere da vicino. A parte che è rosa, ma è di velluto, come potete vedere, quindi solo a guardarla si sporca. Però è strabella. Questa è un'altra borsa che si può portare sia così sul braccio, sia a tracolla. Vi faccio vedere. Si può portare a spalla o
o se volete fare a tracolla, mandate giù a tracolla, allungate la catena. Eccola qua. Questa è la catena tutta così, è la chiusura di Valentina fatta così della sua catenina. È tutta borchiata anche dietro, anche sotto. Questa è la spike, la dimensione grossa, perché c'è in tre misure. Dentro è così. Dentro è così rossa, come sempre la solita tasca e l'etichetta. E di qua altre due taschine, morbidissima, delicatissima questa borsa, ma l'amo. Poi passiamo a sempre una Rockstar, però mini, ma mini, mini, mini. Questo è proprio un gioiellino, ragazze. Eccola qui, di questo colore turchese metallizzato, blu metallizzato, come lo volete chiamare. È veramente, ma ripeto, è una chicca, proprio anche una cosa da, diciamo, da collezionare, è proprio un gioiellino. Anch'essa ha tutta la tracolla borchiata, è bellissima, è inutile dirvi che non ci sta dentro niente. Ve la faccio vedere dentro, è così, ci sta giusto dentro il telefono se non avete iPhone Plus giganti, perché per dire io ho l'8 Plus, ci sta, devo dire che ci sta, carta di credito, fazzolette, stop, fine, quindi va benissimo se volete andare a ballare o se volete portarvi dietro solo una borsettina piccola così, chicchissima, bellissima, carissima però. Perché ricordatevi che le borse più sono piccole, più sono rifinite nei dettagli, e stranamente uno dice, ma come è più piccola, costa ancora di più. Passiamo all'ultimo modello di Valentino, che anche lei la amo, mamma mia, quanto l'ho desiderata, è lei, ed è la Valentino Lock. È una borsa elegantissima. A differenza di tutte le altre prime che vi ho fatto vedere, sono borse bellissime, di lusso, bla bla bla, ma sono molto versatili, molto sportive, anche dipende da come le mettete, potete usarle sempre, qualsiasi borsa potete usarla sempre, però ecco, questa è un genere molto più elegante, molto più anche adatta, non so se dovete andare a qualche evento, qualche cerimonia, con questa forma rigida così e la sua catena, famosissima catenella, platinata, dorata, con la solita chiusura, rimane di un'eleganza, ragazze, pazzesca. Anche lei potete tenerla così a braccio, cioè a spalla, scusate, o allungate la catena e diventa a tracolla più lunga, insomma, dipende da come la volete usare. Questa è la particolarità di questa chiusura, appunto, lock, così si apre dentro e ha la solita tasca. E di qua le altre due taschine, così. Bellissima. Anche lei è veramente stupenda. Passiamo a un altro stilista che mi piace un sacco, ed è Fendi. Vi faccio vedere prima lei. Eccola qui. Questa si chiama Petit Jour, il modello. È così, con la placchetta appunto qua della borsa, dove qui c'è il logo dorato, tutto l'hardware è dorato di questa borsa, si può portare sia a braccio, come potete vedere dai manici, sia a tracolla. Dentro è fatta così, è molto spaziosa questa borsa perché è divisa in due sezioni da questo punto divisorio che si apre a cerniera, quindi anche qua diventa una tasca e potete metterci dentro altra roba. E le altre due tasche sono molto spaziose, in questa borsa ci sta tutto, ha una borsa dal taglio classico, come potete vedere io vabbè l'ho scelta in questo color lavanda, lilla, violetto, come volete chiamarlo, cioè ovviamente tutte le borse che vi sto mostrando ci sono in altri colori e la particolarità è che ho fatto vabbè, incidere le mie iniziali e poi sulla targhetta Fendi ha questo servizio. Se non lo sapete, che appunto si è acquistata una borsa, l'incisione ovviamente totalmente gratuita e ovviamente anche questa è dorata perché richiama l'hardware della mia borsa ed è molto bella,
È molto una borsa molto seria, ma anche qua anche potete sdrammatizzare benissimo su un jeans e con una t-shirt e un blazer top. Ok, adesso vi mostro l'altra mia Fendi, che penso sia tra le mie borse preferite. Se non la prima, la seconda, secondo me è bellissima, 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 bellissima. Mi sono contentissima di averla presa. Eccola qua, è lei, si chiama Dotcom Click. È un modello rivisitato della famosa Dotcom e se non erro, mi sembra che sia andato fuori produzione, non vorrei dire una stupidata, dove dovrei ricontrollare, ma mi sembra che era uscita 2 anni fa, o l'anno scorso, e però mi sembra che non la facciano più, ragazzi, non, però magari sto dicendo una stupidata e l'hanno rimessa, l'hanno rifatta. Ad ogni modo vi faccio vedere com'è, perché così non si capisce. Allora, è rossa, bellissimo questo colore, ha la catena con i due manici con le borchie, tutto l'hardware invece di questa è argento. Potete scegliere se metterla sulla spalla o farla più lunga così, ok? Quindi diventa più lunga. Dentro ha due reparti e dentro tutto rivestito così in velluto. Scusate, non è velluto, è tipo scamosciato. Qui ha un'ulteriore taschina, non è gigante, ma ripeto, queste, cioè, le dimensioni così, come vi ho fatto vedere, quasi tutte le mie borse sono così, per me è la dimensione perfetta, perché a me le borse giganti non piacciono. E per la particolarità di questa borsa, come vedete, qui c'è una borchia. Questa, se voi la tirate su, così, e faccio vedere. Si stacca e diventa una pochettina. Ovviamente qui c'è il logo, cernierina. Ah, quante cose scopro! E questa è la pochettina che poi rimettete dentro nella borsa. Ok, andiamo avanti e proseguiamo con Dolce Gabbana. Lei l'avete già vista nel mio video What's in my bag. Eccola qui, è la Dolce & Gabbana Miss Sicily in questo colore verde, bellissimo, mi piace tantissimo questa borsa, è troppo bella, è elegantissima, ma nel frattempo molto casual, insomma, perfetta, perfetta per tutte le occasioni. E anche lei potete portarla sia a braccio sia a spalla, visto che ha la tracolla. È una borsa rigida, ok? Quindi dentro, rispetto a una borsa più morbida, ovviamente ci sta meno, però per me, ripeto, la dimensione perfetta. Dentro così, come ben sapete, c'è la cerniera, ha dentro la tasca con lo specchietto, come tutte le borse di Dolce & Gabbana. E dall'altro lato, vabbè, dentro leopardato ovviamente, dall'altro lato una tazzina così. Ok. Mentre un'altra Dolce & Gabbana che amo alla follia è sempre una Miss Sicily, ma è nella versione soft, ragazzi. Ed è qualcosa di meraviglioso. Magari per fotocamera non rende, ma vi assicuro che è bellissima. Si porta a braccio, ma anche la tracolla che si può attaccare. Vedete che qui ha i gancetti. Dietro ha una super tasca gigante a cerniera. L'interno è tutto leopardato. Qui c'è la targhetta ed è rosata, è dello stesso colore della borsa. Si chiude con una cerniera e queste placchette a calamita. Vedete che fa tac. È morbida, appunto, la versione soft, come dicevo, ed è molto più grossa rispetto all'altra borsa. Questa è la tracolla. Vi faccio vedere. Mamma mia, dentro, cioè, questa ci sta il mondo, ci sta tutta la vostra vita. Sempre la stessa taschina con lo specchietto, tascone gigante e di qua la solita tasca. È bellissima questa borsa, a me piacciono, in genere mi piacciono più le borse morbide che rigide, però dipende dalle occasioni, questa quando l'ho vista mi sono innamorata follemente. La tracolla ve la faccio vedere velocissimamente, è fatta così,
È fatta in tessuto con i profili in pelle, larva oro e si attacca, ma non la uso in questa borsa. Adesso passiamo a un'altra ancora. Passiamo alla Balenciaga. In realtà ne ho più di una, però qui da mostrarvi ne ho solo una ed è lei. È il modello Giant City, si chiama Giant perché ha le borchie nella dimensione più grossa. Tutto l'hardware è dorato perché, come ben sapete, ormai l'avrete capito, a me piace l'hardware d'oro, ma anche in genere tutti i miei gioielli, gioiellini sono tutti dorati tranne gli anelli. Comunque anche nelle borse preferisco il dorato. Che dire, una borsa che ce l'ho da, non dico una vita, ma quasi, calcolate, penso almeno 10 anni, è bellissima. La pelle è morbidissima, la particolarità di essere finita così con tipo le cuciture. Ha la taschina qui davanti. Oh mamma, vabbè. Ha una taschina qui davanti, dentro ha una tasca, vabbè, con la solita targhetta, tutta nera, morbida, tutta rivestita in tessuto. Si chiude con la cerniera. Ma io ho il vizio di non chiudere mai le borse, non chiedetemi perché, comunque si chiude così con la cerniera e si può portare anche a spalla. Ed è bellissima. Cambiamo completamente genere e passiamo a Yves Saint Laurent. Ok, eccola qui, lei si chiama Nano Sac du Jour. Il modello è Sac du Jour e c'è in diverse dimensioni, c'è la nano, oddio, la mini, insomma quella più grossa, adesso non mi ricordo bene le dimensioni di Yves Saint Laurent, comunque fatto così. Yves Saint Laurent è molto essenziale, come ben sapete, è una borsa rigida, il logo è semplicissimo, piccolissimo, scritto così, dorato anche lui. Ha qui davanti, qui dentro c'è il lucchetto, sempre nelle borse di questo modello con le chiavi. È una borsa che si può portare anche lei a tracolla, rigida, come vedete. Questi passanti si possono allentare in modo tale che si allarga, vedete? Qua, se voi li sganciate, così diciamo la borsa diventa più larga, però comunque una borsa abbastanza piccola, fucsia, come avete potuto vedere, è rosa fucsia. Sono i miei colori, li amo follemente. Anche se vi devo confessare una cosa, adesso ve la confesso, vi voglio solo far vedere dentro com'è bellissima, tutta scamosciata, tono su tono fucsia, con una tasca piccolissima qua. E all'interno, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, vedete qua, all'interno qui sono attaccate le chiavette del lucchetto che vi ho fatto vedere. Insomma, la borsa è così. E stavo dicendo che di questo devo ammettere che devo dar retta a mia mamma, perché quando l'ho presa ero indecisa se prendere questa o la dimensione più grossa, gialla, ma era un bellissimo giallo, un giallo quasi fluo, ma bellissimo. Tornassi indietro a prendere gialla, più grande, gialla. Anche perché fucsia di questi colori ne ho tantissime, però vabbè, oramai ho lei e mi piace lo stesso. Ma ora passiamo a Gucci, un altro stilista che mi piace un sacco, e partiamo con lei. Questo è il modello Soho. Sinceramente questo non so se lo facciano ancora. Ha la particolarità di avere la chiusura qui con la nappina. È questo colore carta da zucchero, bellissimo. Anche questa è molto delicata perché è una pelle particolare, è quasi una pelle vellutata. Hardware tutto dorato, è da portare a spalla, vabbè, se la volete portare anche così. E dentro è tutta rivestita così chiara, molto primaverile estiva, con vabbè, la solita incisione di Gucci, la tasca di qui e di qua, le altre due tasche. È una borsa molto 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 carina. Poi andiamo avanti. Sempre di Gucci, eccola lei, intramontabile. Questa è un'evergreen insieme a quell'altra che vi farò vedere tra poco. Aspettate perché devo togliere un po' di carta, se no non riesco a farvela vedere.
Questo è il modello suo di Scomini, ha la personalità sempre della nappina qua, sempre il logo con la doppia G, bellissima, è una pochettina elegantissima, vi assicuro ci sta dentro ovviamente lo strato necessario, ha anche lei una piccola taschina, tutta rivestita dentro, e questo colore viola bordeaux, bellissimo, hardware tutto dorato, l'ho usata tantissimo ragazze, sia per se dovete fare delle commissioni, che vi dovete portare proprio lo strappo necessario, sia anche per uscire a cena, bellissima, top. Ma arriviamo a lei, vabbè, la conoscono tutti, dai, lei è proprio un pezzo forte di Gucci, un evergreen, una borsa che andrà sempre per sempre. È una camera bag, come potete vedere dalle dimensioni, comodissima, è una borsa da portare a tracolla, sempre con hardware dorato e la chiusura con le nappine. Cerniera, dimensione perfetta, l'ho usata tantissimo. Ci sta dentro tutto quello che volete farci stare. Per me è una borsa perfetta, dalle dimensioni ideali se dovete andare a fare shopping, se dovete andare a fare la spesa, perché appunto non dovete tenerla in mano, una tracolla. È una borsa che, ripeto, io amo, mi piace un sacco e adoro questo colore. Il colore si chiama curcuma. Non è un arancione, è un mix di mezzo tra un arancione e un giallo. È veramente bella. L'ultima borsa è lei, è una Prada, è una camera bag esattamente come la Cisco bag che avete visto precedentemente, è una borsa a tracolla, è quella che sto usando adesso in questo periodo, nera, l'unica no, la seconda borsa nera che ho perché come avete potuto notare mi piacciono un sacco i colori, mi piace cambiare, è bellissima, hardware dorato, doppio spazio. Spaziosissima, dentro è finito tutto così, c'è cioè tutte le scritte Prada, vabbè. E niente, cosa dire? È una borsa versatile, comodissima, sportiva, elegante, top, una borsa da avere, comodissima. Mi sto ripetendo, insomma, l'avete capito. Mi piace come mi piacciono tutte le mie borse, come sono innamorata di tutte le mie borse. E niente ragazzi, io vi saluto perché sennò questo video diventa veramente interminabile. Spero di avervi ispirato, magari qualche regalo futuro che vi volete fare, non lo so. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivermi e lasciarmi un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video.